Salve ragazzi, bentornati nel mio canale Quasi Tutto Fai Da Te. Come sempre ragazzi, dai, iniziamo con la preghiera verso il nostro grande buon Dio che ci fa stare bene, ci mette sulla retta strada e che questo genocidio dei bambini finisce il più presto possibile. Chuck 5, perché qualcuno sicuramente dirà che cos'è il Chuck 5, perché questa è la quinta volta ragazzi che sto per fare questo video. Ogni volta viene qualcuno o che grida da lontano praticamente. Non lo so, è dura fare la parte finale di questo TV. Allora ragazzi, prima di questo è stato, grazie al buon Dio, il difetto è risolto. Ora vi faccio vedere dov'è il difetto di questa scheda e poi la proviamo insieme, dai, se vuole il buon Dio. Allora ragazzi, prima di qualsiasi cosa, su questa scheda, vi raccomando, prima di mettere le mani, iniziate a misurare, oltre che scaricate il condensatore principale, dovete scaricare anche questo condensatore, ok? Vi raccomando, perché per mancanza mia, purtroppo, ho scaricato solo questi due, il condensatore principale, e sono andato a misurare, a mettere le mani, ho bruciato questo controllo del driver LED. Questo è il SEM5025, purtroppo, e ho dovuto sostituirlo, eccolo qua. Purtroppo questo non c'entra niente con il nostro difetto, però vi sto dicendo di fare molta attenzione, purtroppo, se no capiterà pure a voi. Vabbè, speriamo di no. Stavo dicendo, il difetto non era qui, mi sono fermato nell'altra parte con questo diodo qui. Invece non è lui, perché c'è una resistenza di richiamo qua e mi dava quella falsa lettura, ero convinto che il difetto era lui. Comunque poi nel misurare è saltato il nostro SEM qui, ho dovuto poi togliere questo condensatore, poi togliere anche quest'altro qua, e ho fatto tante di quelle misurazioni, tanti di quei di salda e salda, finché grazie al buon Dio, piano piano, dai, ho cambiato poi il SEM. E come sono accorto che si è bruciato questo? Perché poi tu di salde e salde, poi vai a provare la scheda sulla TV, ho visto che non si accendeva più la retroilluminazione. Ho misurato che per lui l'alimentazione c'era l'alimentazione per lui su questo Zener, però non partiva praticamente, ok. Finché poi ho trovato qui su c'era un corto parziale su questa la sua posizione praticamente su questo transistor qui, fra il collettore e la base. L'ho tolto praticamente. La verità, non c'ho ho provato e la scheda è partita. Ok, ora faccio vedere qual è questo che ha causato il tutto. È quello qui ragazzi, è quello qui. Poi andiamo a provare insieme, dai, facciamo una cosa veloce prima che viene qualcuno e poi devo fare pure la sesta parte. Eccolo qui, anzi Chuck 6. Questo è il transistor che ho tolto, eccolo qua. Ok ragazzi, siccome si trova su questa parte qui, secondo me questo va ad agire su qualche MOSFET per il feedback dei LED. Secondo me, la verità non ho visto lo schema, però penso che il suo funzionamento sicuramente qui dovrebbe essere quello. Questo qui, allora praticamente il suo codice qui sulla scheda QQ 9101, ok. Io l'ho provata la scheda. Grazie al buon Dio è partita dopo che ho cambiato quasi tutto, ho cambiato tutti questi condensatori, ho cambiato questo, ho cambiato anche quelli principali, poi siccome quelli che ho cambiato erano grossi, poi ho rimesso quelli, mi ha fatto dannare veramente, questa scheda mi ha fatto uscire pazzo. Allora, niente ragazzi, la mettiamo sotto tensione, andiamo a montare la nostra scheda, la mettiamo sotto tensione e andiamo a provare il nostro TV. Eccola qui. Speriamo, no, speriamo, grazie a buon Dio siamo riusciti già. Sì,
senza montare neanche quel transistor. Sto fuori, ecco qua. Allora ragazzi, mi raccomando, la sicurezza non ha mai troppa, ragazzi, mi raccomando, ecco qui. Allora, TV sotto tensione, eccolo qui, appoggiamolo dietro, ecco qua, abbiamo un LED rosso, tolgo un attimo la luce in modo che si vede, vedete il LED rosso dove sta, eccolo qui, andiamo a provare insieme, vediamo, ecco qua, il LED che lampeggia, abbiamo il logo Samsung, non ho messo l'antenna. Ragazzi, devo mettere l'antenna comunque. Segnale debole assente. Va bene, mettiamo l'antenna così, è giusto. Non possiamo rimanere troppo perché sennò poi per il diritto d'autore. Ecco qui, dove vado a mettere l'antenna, scusate. Ecco qua. Ho messo l'antenna, vediamo qua. 50.000 esemplari. Ok, spegniamo la TV. Abbiamo il LED rosso fisso. Accendiamo. Lampeggio. Logo Samsung. E abbiamo l'immagine. Ok, ragazzi. Commissario straordinario Mazza. Spengo di nuovo. Ok, dai, ragazzi. Grazie al buon Dio. Io l'ho provato anche per un'oretta la TV e va bene. Allora, stacco da sottotensione, abbassiamo la TV. E questo, allora ragazzi, dai, questo è tutto. Vi raccomando, lasciate un mi piace. C'è un amico che ha commentato l'altra volta, dice non chiedi mi piace se non risolvi il problema. Va bene, visto che abbiamo risolto, grazie al buon Dio. Mi raccomando, sosteniamo il canale. Il difetto è lì, togliete quel transistor, quello là, praticamente la sua sigla è il suo codice, praticamente Y-V, poi lateralmente 2. Poi se andate sul web, scrivete transistor SMD, mettete quella sigla, poi vi esce la caratteristica o il datasheet di questo transistor. Ok ragazzi, dai, e niente, dai, ci vediamo al prossimo video, come sempre, con c'ho un altro TV, sempre un 32 pollici, però il modello è diverso, la scheda alimentazione è diversa, abbiamo un difetto un po' particolare, lo stesso, ci vediamo alla prossima ragazzi, dai, non vi anticipo niente, vi raccomando, e ciao.